belli siete. Eccoci qua, buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nike nella casa del pane Balloon. Buon venerdì 31 marzo a tutti qua. Ma voi non vi sembra che marzo sia durato un po' più del solito? Boh, mi è sembrato più lungo. Cioè marzo è 2 mesi che c'è marzo, come mai? O forse perché insomma la fine dell'inverno, l'inizio della primavera, insomma aspettiamo il bel tempo e allora sembra sempre più lungo. Ma mi è sembrato un'eternità marzo, veramente allucinante. Poi è rimasto anche fermo il campionato 2 settimane, e quando ti abitui sempre a partita ogni 3 giorni, poi quando stai fermo 2 settimane mi sembra un'eternità. Vabbè, dai ragazzi, oggi è vigilia, perché domani riprende 28esima giornata, rimarrà sicuramente, diciamo, ci sarà una sorta di passaggio di consegne alla 28esima giornata, perché il Milan, campione d'Italia in carica, andrà a Napoli, perciò lì ci sarà una sorta di passaggio di consegne, anche se poi il Napoli sostanzialmente lo scudetto ce l'ha strappato dal petto da un bel po', però insomma una sorta di passaggio di consegne. E bene, dai vediamola così, così ragazzi. Io sono contento perché vedo dall'immagine che a Napoli stanno facendo dei preparativi pazzeschi, veramente adoro questa situazione qua. Il fatto che loro ogni santa domenica, ogni giornata di campionato riescano a festeggiare, cioè veramente non apprezzo. Noi l'anno scorso abbiamo dovuto aspettare l'ultima giornata perché siamo sempre stati lì perché potevamo perderlo fino all'ultima giornata. Loro hanno iniziato già a festeggiare, ogni giornata festeggiano il loro pezzettino di scudetto e deve essere qualcosa di spettacolare. Bello, sono contento per loro e arriverò, prima o poi verrò a Napoli perché voglio vedere anch'io, sono curioso. Dai ragazzi, c'è da fare i pronostici, perciò faremo i pronostici della 28esima giornata e correggeremo quella della 27esima. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti, fatelo, è gratuito, non costa nulla, aiuta a far crescere il canale. Se vi va, seguitemi su Instagram, sul gruppo Telegram, nella descrizione di questo video ci sono tutti i vari link, scaricate l'app di OneFootball ragazzi, quella è la cosa principale. Se amate il calcio quanto lo amo io, andate sotto il link in descrizione, scaricatela perché è gratuita e vi tiene aggiornati sul mondo del calcio a 360 gradi, highlights, formazioni, pronostici, statistiche, cioè veramente è un qualcosa di pazzesco, vi tiene aggiornati sul calcio mercato, veramente è completa in tutto e per tutto. Correte sotto il link in descrizione a scaricarla perché bella è l'app di OneFootball. Bene, dai ragazzi, allora fatemi mettere gli occhiali. 27esima giornata, correggiamo quella di ormai 2 settimane fa. Sassuolo Spezia, avevamo detto 1 con gol, 1-0 finita, perciò non presa, perciò ha vinto 1-0 il Sassuolo, non presa. Atalanta Empoli, over 2,5, 2-1 presa. Monza Cremonese, 1. 1-1 non presa, avevo messo... mi ha sorpreso la Cremonese, insomma il Monza in casa quest'anno con le dirette concorrenti per non retrocedere ha sempre fatto molto bene, pensavo che con una Cremonese così, però vabbè, è andata così. Salernitana-Bologna x2 presa, 2-2. Udinese-Milan x2, ero convinto che Milan potesse fare il risultato, 3-1 per l'Udinese, perciò non presa. Sampdoria-Verona 2 ha vinto la Sampdoria, Verona oramai si è un po' perso. Torino-Napoli 2, oramai quello lì è scontato, per prendere il Napoli è scontato, basta mettere la vittoria e sei sicuro di prenderlo. Fiorentina-Lecce 1-0 presa. Lazio-Roma over 2,5, 1-0 non presa. Inter-Juventus over 2,5, 1-0 per la Juventus non presa. Ecco, queste due partite di cartello che si sono giocate poi, sono state le ultime due, sinceramente pensavo di vedere qualcosa di più, no? Perché Lazio-Roma, Inter-Juventus, il derby Italia, pensavo di assistere a uno spettacolo migliore, magari con qualche gol in più, invece così non è stato. Uno score un po' da dimenticare perché su 10, 4 prese e 6 sbagliate, male, vediamo di fare meglio oggi, perciò iniziamo subito. Cremonese-Atalanta io dico 2 over 2,5. Secondo me l'Atalanta, anche perché non può permettersi ancora il lusso di perdere ulteriormente terreno, deve rimanere agganciata. La Cremonese è una squadra oramai destinata a
a retrocedere, perciò io penso che l'Atalanta poi faccia la grande prestazione e faccia un bel po' di gol. Io dico 2 con over 2,5. Inter-Fiorentina dico over 2,5. Secondo me l'Inter vince. Però insomma, attenzione, perché la Fiorentina arriva da un bello score. Mi pare, se non sbaglio, 4 partite di fila vinte. Se non sbaglio, fatemi vedere. 4 partite di fila vinte, insomma. Perciò è un bello score. Io dico che sarà una gran bella partita, viso aperto, over 2,5. L'Inter poi ci ha abituato sempre a fare un bel po' di gol. Juventus-Verona, anche lì dico over 2,5. Sinceramente, con un Vlahovic ritrovato, io penso che la Juventus faccia la partita. Oramai sulle ali dell'entusiasmo, al di là di quello che sta succedendo extracampo, sta comunque portando a casa vittorie su vittorie. Il Verona lo vedo un pochettino, anche se poi deve fare la prestazione. Deve cercare di fare la prestazione il Verona, perché comunque è l'unica tra quelle tre giù in basso che può permettersi si può permettere di pensare può pensare alla salvezza, ecco. Perciò deve darsi da fare. Io dico over 2,5, partita aperta, partita aperta. Bologna-Udinese 1. Questo sicuramente per me il Bologna vince netto, perché giusto per far capire che poi l'Udinese, come tutti quanti, è difficile andare a Udine, no? Anche il Milan ha perso, e vedrete che, come quando c'è stato a gennaio la crisi del Milan, no? 4 gol dalla Lazio, e poi dopo hanno continuato a fare male quelle che hanno battuto il Milan. Perciò secondo me non voglio portare sfortuna, però io sinceramente la partita giocata dall'Udinese è stata una gran partita, ma il Bologna gioca, perciò per me in caso io dico uno fisso. Io vedo veramente un uno fisso. Per me l'Udinese non può competere contro questo Bologna. Poi mi sbaglierò. Monza-Lazio dico 1x. Monza-Lazio 1x, il Monza in casa è molto forte. La Lazio è vero che arriva comunque in questo momento da seconda in classifica. E perciò, insomma, non sarà semplice. Boh, io vedo un Monza bello, bello favorito. Io dico 1x per coprirmi. Spezia Salernitana dico 1x. Lo Spezia ha bisogno assolutissimamente di fare punti, perché è la prima squadra che in questo momento è salva, però è molto vicina al Bologna. Sono 5, al Verona sono 5 punti. Insomma, lo Spezia deve cercare di fare la partita, o quantomeno di non perdere. Insomma, gioca con la Salernitana in casa, ci può stare. Io dico un bel 1x. Roma-Sampdoria 1 fisso. La Roma secondo me vince. La Sampdoria, al di là dell'ultimo risultato che ha vinto in casa contro il Verona 3-1, insomma, la Roma in casa deve fare la prestazione. Poi è là, ragazzi, è quinta in classifica, un punto dalla quarta, che è il Milan. Deve sfruttare, perché il Milan comunque avrà una partita difficile, deve rimanere attaccata alla zona Champions. Insomma, poi le voci di calciomercato, di Dybala via, se la Roma non dovesse riuscire ad agganciare il quarto posto. Insomma, deve cercare di fare la prestazione, e può permetterselo in casa con la Sampdoria di farla. Perciò dico uno fisso. Napoli-Milan. Napoli-Milan, cosa vuole? Io ho detto prima che per prendere sicuro il Napoli basta mettere il 2. Io cosa dovrei fare in questo caso? Basta mettere la vittoria, scusate. Cosa dovrei fare in questo caso? Mettere la vittoria del Napoli. Però nello stesso tempo sono milanista e devo cercare di guardare le cose come stanno. Poi è anche vero che è una partita, come si dice, può essere che magari il Napoli non ha bisogno di punti, parliamoci chiaro. Il Napoli oggi può permettersi il lusso di perdere non so quante partite e vincerlo comunque in maniera comoda. Però detto questo, non è che scendono in campo per perdere, anche perché insomma è il primo atto di una lunga serie, no? Perché si incontreranno 3 volte questo mese e insomma non si può permettere il lusso di perdere, anche perché. Ma poi sai cos'è? Perché poi il Napoli gioca talmente bene che a volte non si sforza, non a volte, spesso non si sforza neanche nella vittoria. Cioè la vittoria arriva perché giocano bene e non fanno neanche fatica, perciò non è che scendono per perdere. Poi io dico io che magari la,
il Milan magari può avere quel qualcosa in più a livello di voglia di fare punti perché ne ha proprio bisogno, e il Napoli è vero che non ne ha bisogno, è vero che magari può permettersi il lusso di perderli, però insomma non è detto che scenda in campo appunto per perdere, perciò sarà una partita tosta. Io dico che sarà una partita da over 2,5. Secondo me ci saranno gol, vedremo una gran bella partita. Hanno fatto una gran bella partita nell'andata, è vero, forse il Milan qualcosina in più, però poi comunque l'ha portata a casa il Napoli con merito e ha saputo reagire, rispondere, insomma è passata due volte in vantaggio, me la ricordo quella partita, nonostante il Milan abbia giocato bene, il Napoli non ha meritato di non vincere, anzi l'ha meritata la vittoria, che se ne dica. Perciò secondo me sarà una gran bella partita con gol, e non riesco a dare un vincitore. Vedremo, 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 dico over 2,5. Arriviamo a Empoli-Lecce, ragazzi. Empoli-Lecce io dico 1x. Lecce oramai è in una comfort zone, nel senso che certo devi sempre stare un po' sull'attenti, però insomma si può permettere il lusso ancora di perdere qualche colpo, anche perché giù da basso vanno proprio lenti lenti. C'è da dire che però sono quattro sconfitte consecutive, insomma io dico 1x, per me l'Empoli arrivano tutte e due da quattro sconfitte consecutive, vediamo un po' se magari ci sta il pareggiotto, quattro sconfitte se la cavano, fanno un pareggio e palla al centro, dai. Però dico 1x, dai, per coprirmi. Sassuolo-Torino dico gol. Per me segnano tutte e due, sarà una gran bella partita. Il Sassuolo si è ritrovato, il Torino è tosto, 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 perciò sono lì e si giocano una posizione, perché il Sassuolo in questo momento è un punto sotto al Torino, perciò vincendo potrebbe superarlo, il Torino potrebbe confermare la sua posizione. Cioè, insomma, sarà una gran bella partita, secondo me, con gol, non troppo tattica. Secondo me sarà una partita dove segneranno tutte e due le squadre. Dai, ragazzi, fatemi sapere nei commenti i vostri pronostici. Vi abbraccio di cuore a tutti, mi raccomando, belli siete, ci vediamo domani per la 27ª giornata. Mi raccomando, come dico sempre io, ciao ciao!